Siamo al congresso SIO Sorrento con il professor Antonio Della Volpe che ha appena diretto un corso monotematico sulla gestione integrata del bambino ipoacusico dalla diagnosi alla riabilitazione logopedica. Quali sono i contenuti che sono emersi da questo corso e quali sono a suo parere gli elementi di questa gestione integrata? Dunque, l'obiettivo del nostro corso era quello di trasmettere, è stato quello di trasmettere una modalità di gestione del bambino ipoacusico. La diagnosi infantile dell'ipoacusia non è un momento isolato. La diagnosi richiede la presenza di un'equipe multidisciplinare, possibilmente all'interno di una struttura pediatrica, in quanto ci sono tutte le professionalità pediatriche che sono in grado poi di gestire il bambino. Il bambino non è un piccolo adulto, il bambino è diverso, il bambino ha delle necessità sia nell'approccio con il bambino sia nell'aspetto diagnostico. Pensiamo all'ABR, il bambino ABR si fa in sedazione, il bambino di 2-3 anni ha difficoltà nel fare questo ABR, in alcuni casi è necessario sedarlo e questo è possibile nella struttura pediatrica. Oppure immaginiamo l'aspetto della valutazione diagnostica radiologica, l'imaging, anche in questo caso TAC risonanza, che sono indagini fondamentali per la diagnosi precisa dell'ipoacusia, sia monolaterale che nell'ipoacusia bilaterale, richiedono una sedazione. Noi in questo corso abbiamo quindi analizzato diversi aspetti, abbiamo analizzato l'aspetto screening uditivo neonatale. Voi sapete tutti che attualmente lo screening neonatale è con i LEA obbligatorio in tutte le regioni, questo permette quindi un percorso ideale, diagnosi entro i 3 mesi, certezza di questa diagnosi entro appunto i 3-4 mesi, quindi protesizzazione acustica tradizionale, se necessario nell'arco di 6-9 mesi, 10 mesi si interviene chirurgicamente con l'impianto cocleare. Questo permette una risoluzione del problema, l'udito è l'unico organo di senso sostituibile, pertanto l'impianto cocleare ha l'obiettivo di restituire questi bambini ad una vita di relazione assolutamente alla norma. Attualmente il nostro obiettivo, quello di un centro che si occupa di sordità infantile, non è quello di rimediare in maniera più o meno efficace il problema uditivo del bambino e far sì che il bambino possa parlare o meno, ma il nostro problema è fare in modo che diventi un soggetto normodente. Cioè, se non abbiamo il soggetto normodente, in realtà abbiamo avuto una sconfitta. Questo è possibile attraverso questa procedura, attraverso questi step che vi ho appena descritto. Ecco, lei come responsabile del centro per la sordità infantile dell'ospedale Santo Bono organizzerà in autunno questo meeting internazionale sulla sordità del bambino, sulla Child. Esatto, è la 7ª edizione di questo International Meeting on Child Deafness, in questo caso sotto l'egida anche della Mediterranean Society of Otology and Audiology. È un'occasione per condividere con tutti i colleghi europei e anche oltre europei, parteciperanno colleghi degli Stati Uniti e dal Giappone, quali sono le tematiche più importanti, i temi attualmente più recenti, il trattamento della sordità infantile, ripeto, nuovamente la diagnosi al trattamento chirurgico, l'impiego di protesi impiantabili chirurgicamente, tutto ciò che ci permette appunto di risolvere il problema sordità. La ringrazio molto, professore, buon lavoro.